Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, tutto, insomma, buona mattina in base a quando vedrete questo video. Allora, eccoci qua. Dopo il video dell'agenda mi sono decisa a fare un video nuovo. Nuovo perché nuovo, ma in realtà, insomma, voglio dire, sempre in tema inerente all'agenda, perché ho scoperto sempre tramite il gruppo Cartopazze e Life in Planner il sistema del bullet journal. Io avevo comprato questo diciamo quadernino di note da Lidl un po' di tempo fa e non sapevo sinceramente cosa farne. Poi guardando diverse fotografie nel gruppo Cartopazze ho scoperto, insomma, che c'era quest'altro gruppo, Bullet Journal, un'idea eccetera eccetera, non mi ricordo, ve lo scrivo al massimo in sovraimpressione perché non mi ricordo com'è il nome del gruppo completo, e ho scoperto il metodo del bullet journal, che sinceramente fa più al caso mio. Vi avevo detto, insomma, già un po' di tempo fa che per l'agenda non mi piaceva molto il fatto che avessi poco spazio, che la settimana, insomma, Non ero molto soddisfatta. Sì, mi sono divertita ad organizzarla, a prepararla, a farla, però in realtà come metodo non mi sono trovata benissimo. Sinceramente, invece, con il metodo del bullet journal, perché ho fatto praticamente marzo in contemporanea sull'agenda e sul bullet journal, e invece aprile l'ho fatto totalmente sul bullet journal e mi sono trovata molto bene. Tra l'altro ci sono diverse cose che adesso vi dirò che non mi piacciono, che avevo iniziato a fare, che non farò più, e altre invece che sto piano piano scoprendo, modificando e adattando alle mie esigenze, perché effettivamente è quello il vero grande utilizzo e l'importanza del bullet journal, il fatto di avere la possibilità di adattare il metodo delle liste alle tue esigenze. E quindi ora vi dico già, sfogliando, cosa mi piace e cosa no. Spero che si possa vedere tutto, altrimenti fermerò un attimo la videocamera, la video, magari videocamera, la fotocamera, e vi mostrerò una videata diversa. Allora, vi faccio vedere anzitutto, diciamo, vabbè, la parte, come si può dire, iniziale, semplicemente così, artistica, niente di che. Qua ogni tanto ho messo questo mandala preso da Tiger, l'ho staccato, l'ho attaccato qua, e ogni tanto quando ho tempo da perdere mi coloro qualche quadratino, così, giusto per rilassarmi un attimo. E qua ho fatto il titolo, semplicemente. Potevo anche magari scrivere di Renata, però insomma, mi sono dimenticata, lo farò quando sarà possibile. Ho scelto come si dice, la scrittura in italiano, quindi ho scritto leggenda e non index, così, nulla di che. Avevo iniziato a fare anche una, come si dice, una distinta anche per colori, però in realtà la sto usando poco quanto niente. Anzi, vedrete poi nei mesi successivi. Mentre per quanto riguarda i simboli che utilizzo, in realtà non, cioè, sono un po' adattati, non sono né quelli nuovi né quelli vecchi, o sono una parte e una parte. Per il to-do utilizzo il quadratino, per gli appuntamenti il cerchietto, per gli eventi il triangolino e la nota, questo segnetto qua, questo meno, ma in realtà non l'ho mai usato. E questi sono quelli che diciamo dicono, insomma, cosa succederà quando ci sono delle priorità. Ho messo questa stellina da completare coloro soltanto metà o del pallino o del quadratino, e rimandato metto una freccetta all'interno, annullato metto la crocettina sopra e non questo segno qua strano. Dopodiché vedete, ah no scusate, questo non era l'index, questo era il key. Ma vabbè, leggenda in italiano e questo invece è l'indice e non l'index. E l'indice però non mi piace come l'ho sistemato, perché ad un certo punto sono partita, avendo numerato tutte le pagine, sono partita, ho scritto 1, 2, 3, 4 e ho riempito praticamente tutte e tre le pagine. Però effettivamente è assurdo fare così, perché è molto più semplice scrivere
Il titolo è la cosa che ci interessa e poi le pagine che riguardano si occupa anche molto meno spazio, quindi diciamo probabilmente con due pagine soltanto ci occuperebbe meno spazio e verrebbe anche più ordinato, più carino, anziché tutta sta sfilza di numeri che sembra veramente assurda. Dopodiché ho chiamato, cioè ho scritto feature log, ma effettivamente cioè, non so, ho scoperto che credo non si scriva così, avrei dovuto scrivere 2016. Avendo iniziato da marzo, ho scritto marzo e poi sono arrivata fino a dicembre, però effettivamente quindi ho diviso la pagina in 5 mesi per pagina, e le due pagine le ho divise per 5 mesi per pagina, però effettivamente lo spazio è proprio piccolo, quindi questo feature log dell'anno con la vista annuale mi piace che ci sia all'interno del bullet journal, però deve essere un po' più grande. E quindi deve essere un po' più visibile, perché così è un po' proprio piccolino. Perché ad esempio con aprile, che avevo un sacco di appuntamenti di promemoria da segnare, è venuto qua tutto compresso, un po' pasticciato e non mi piace molto. E poi principalmente ho segnato già per il calendario, diciamo, a lungo termine, giusto i compleanni, promemorie, così. Poi altri appuntamenti che sono un po' più diciamo, un po' più a distanza, tipo ricordarsi di inserire il contratto, eccetera, eccetera. E niente, la vista mensile mi piace effettivamente così, forse magari un po' più ordinata, un po' più decorata, un po' più carina, si potrebbe anche fare con il mini goal qua per le cose, gli obiettivi da raggiungere per il mese. Quindi diciamo questa cosa già mi piace. Per quanto riguarda, vi dicevo, il feature log annuale, mi sarebbe piaciuto capire come funziona il Calendex, che non ho ancora capito. Cercherò di scoprire, insomma. Quindi praticamente la visione mensile mi piace molto e quella la manterrò perché mi serve il promemoria, anzi poi ho fatto una leggera modifica su aprile, vi farò vedere. Mentre questo non mi piace, ho fatto la pagina delle spese, degli incassi, però sinceramente ho pensato di fare una cosa diversa. Non l'ho fatta su aprile, perché ad aprile ho fatto uguale, però adesso vi dirò insomma tutte le varie modifiche che farò poi anche per maggio. Il tracker, scusate. Non lo farò più perché non riesco a farlo tutti i giorni, non so, ho fatto tutta la pagina, però in realtà non l'ho riempita tutta, quindi a sto punto non lo compilo, non so che cosa mettere, che lo faccio fare e quindi via. Allora, ora passiamo invece al daily log. All'inizio avevo pensato di fare il fatto del tracker dell'acqua, però anche quello non lo compilo e quindi alla fine ho iniziato a farlo, però poi ho smesso. Per quanto riguarda il fatto della lista mi trovo benissimo. Invece poi per quanto riguarda la leader, ho iniziato a fare questi, diciamo, a fantasia, però poi ne ho visti tanti altri e voglio provarli tutti. E quindi niente, in realtà, diciamo, le prime settimane, come vedete, passano tranquille. Ho cambiato leader ogni tanto, giusto per seconda settimana. Inutile vi faccio vedere tutto, insomma, perché voglio dire. Poi ho avuto una pausa perché sono stata un po' impegnata e non sono riuscita a farle, quindi una settimana di marzo non l'ho fatta. Quindi, lasciando così la pagina vuota, ho deciso di mettere la pagina della collection dei libri. Come vedete, ho letto pochissimo finora, cioè siamo arrivati ad aprile, ho letto solo due libri, uno schifo proprio totale. E niente, qui poi ho ripreso, ho fatto questo header che mi piaceva molto, non l'ho trovato da nessuna parte, l'ho preso, l'ho fatto, l'ho scritto, così niente di che.
Pasqua e Pasquetta e passa marzo, finisce marzo e qui mi sono data un po' quella pazza gioia. Aprile, la primavera è sorta e qui mi sono data la pagina per provare un po' di header tra quelli che mi sono inventata io e tra quelli che ho trovato su Pinterest, e ho iniziato a fare un po' di esperimenti, provare un'altra penna, eccetera, eccetera. Ho fatto la pagina di, come si dice, copertina di aprile, benvenuto aprile, e questa mi piace tantissimo e la manterrò. E difatti tra un po' mi inizierò a fare quella di maggio. E qui quindi il monthly log, ho deciso di fare la divisione delle settimane, e qui finalmente ho utilizzato il sistema colorato per indicare le differenze degli appuntamenti, e qui effettivamente mi può essere utile. Al massimo poi quella leggendina me la scriverò sotto, così se avrò altri colori magari da inserire, inserirò. I goal per il momento su aprile l'ho mantenuto, e quindi anche questo per il momento l'ho rifatto, però poi scoprirete cosa ho ideato di diverso. E quindi andiamo avanti. Avevo deciso di fare la challenge con i doodle, come vedete, cioè non so se riuscite a vedere perché li ho fatti a matita, li devo ripassare, devo colorare. Anche questa non la farò più perché è bellissima, mi piace, mi fa impazzire disegnare, però non riesco a farla, quindi è un peccato, insomma. Alla fine la completerò sicuramente, ma un po' alla volta, giusto per completare la pagina, perché non mi piace che ci sia la pagina fatta a metà. E difatti io torno spesso indietro, perché proprio perché io quando ho una cosa che indietro è rimasta e non è completata, è come se il mio cervello non va avanti. Ok, allora praticamente qua ho iniziato a sperimentare un po' di freccette. Questo metodo di header mi piace tantissimo perché è semplice. Mi pare che l'ho vista da Anita, non mi ricordo il cognome, comunque ha un canale, lei fa tanti video su il bullet journal, e vi metterò il link qui. E niente, qui semplici liste, tranquillamente. Ho decorato un po' di più, mi sono divertita un po' di più. Quando guardo la televisione, perché io guardo pochissima televisione, guardo tante serie TV, e difatti dopo farò anche la collection delle serie, però non le guardo direttamente la sera in cui le trasmettono. Siccome ho Premium Play, le guardo quando decido che ho un po' di tempo, mi metto e le seleziono e le guardo. E niente, quindi andiamo avanti, va tutto tranquillo, arriviamo a questa settimana. E ho deciso di fare la mia modifica, che sicuramente è la modifica che apporterò e migliorerò giorno per giorno, e con il quale mi trovo benissimo. Divido la pagina a metà. Mi piace che a questo punto abbia più spazio la giornata, e abbia tutte le cose che voglio. Quindi praticamente ho inserito una parte piccolissima di Kakebo. Molti di voi sanno già che cos'è, ma è un metodo giapponese per risparmiare. In realtà io mi serve solo per segnare le spese che faccio, e con questo metodo mi trovo molto bene. L'ho provato tutto il mese su dei fogli, però adesso l'ho applicato nella settimana, come vedete, dal 25 aprile, anche sul mio daily log. Ho fatto un piccolo riquadrino per i memo. Qua o segno, se non ho niente da ricordarmi, segno invece qualche cosa che magari, come si dice, voglio ricordarmi della giornata. Alla fine ho ceduto, è inutile, ho la tentazione delle nuvolette, alla fine le ho fatte anch'io. Il menu del giornaliero, e devo cercare anche eventualmente, dove è possibile, di inserire la lista della spesa. La lista della spesa, sinceramente, noi abbiamo la lavagnetta proprio, lavagna in cucina, e quindi quando manca qualcosa io ho l'abitudine di segnare lì, anche perché poi non vado sempre io a fare la spesa, se va mio marito almeno tutti vedono cosa serve da comprare. E niente, e poi che altro?
Niente, le liste come al solito diviso mettendo prima tutti gli appuntamenti e poi i memo da fare, le cose da fare, i to-do. Poi ho inserito questa casa DOP. Ho trovato un sito che si chiama La Casalinga Ideale e ha un metodo per le pulizie giornaliere molto carino e ho intenzione di adottarlo e quindi adesso non so come andrà perché adesso all'inizio bisogna solo eseguire i compiti base e quindi sto semplicemente facendo le pulizie in maniera ordinaria e lava, stira, e cucina, niente, cucina, bagno, insomma le cose classiche, però siccome l'intenzione mia è quella di svuotare stanza per stanza e pulirla da cima a fondo, vorrei utilizzare questa rotazione che suggeriscono con un calendario annuale. Che altro? Quindi praticamente alla fine ho trovato questo mio metodo così. Come vedete sono in sospeso perché sono i giorni che sto facendo oggi, cioè domani che è sabato e poi ho lasciato questo spazio per fare il magari, non lo so, adesso farò il riepilogo delle spese del kakebo della settimana, qualche cosa da ricordare e poi partirò da questa pagina con maggio. Quindi per me che cosa è importante quindi a questo punto? Che nella parte delle daily log ci sia sicuramente la parte del kakebo, come vi dicevo, e la parte del menu. Per me è importante insomma sapere, siccome io generalmente mi programmo tutta la settimana, ogni giorno già decido cosa devo mangiare giorno per giorno e ho tutta la settimana già organizzata. Mi piace quindi tenere le pagine per fare i disegnini, le scritture come questi, quindi man mano ogni tanto inserirò una pagina di queste e le collection dei libri e delle serie sicuramente le manterrò, la vista annuale, la vista mensile, le to-do list, insomma più o meno sono quelle le cose. Ho integrato quindi le pulizie casalinghe e niente, l'unica cosa che ancora mi manca da provare a integrare è quello. Allora, dicevo, qua ovviamente finisce sempre la memory card, purtroppo è solo da 2 giga. Allora, praticamente, adesso vi faccio, qui c'è la tasca con un po' di scontrini da registrare. Allora, praticamente ho preso spunto da una cosa che ho trovato nei vari gruppi, questa era una pagina delle log attività del bullet journal. Ho guardato, effettivamente non mi piaceva questa disposizione squadrata, però molte cose mi interessavano. Ho quindi preso tutto quello che era buono da prendere e quello che non mi interessava. Come vedete qua, il tempo all'inizio l'avevo scartato, poi alla fine ho ceduto. E quindi niente, ho fatto una sintesi di questa pagina e ho fatto... Niente, allora che dire, qua il bullet journal finisce, spero di non avervi tediato. Allora, che cosa ho fatto? Purtroppo... vi volevo far vedere, cioè è vero che non si dovrebbe fare credo nel bullet journal, però ho girato dall'altro lato e ho iniziato qua a farmi il sistema della casa DOP, cioè casa dinamica, ordinata e pulita praticamente. È fatto a schede, bisognerebbe stamparle dai PDF e fare un raccoglitore. Io insomma ho pensato che visto che avevo comunque questo bel quadernino che è bello bello, c'ha un sacco di pagine, ho pensato qualche pagina non ucciderà nessuno, le faccio qua le schede, me le sto scrivendo a mano e insomma praticamente comunque i compiti base sono questi, però io sicuramente farò le mie variazioni perché ovviamente si sa, non poi diciamo qua indicano anche i tempi, però in realtà dipende secondo me anche da casa a casa. Casa mia che è molto grande, non riesco a mantenere i tempi che sono scritti qui, quindi praticamente farò dopo qua tutte le mie varie modifiche. Va bene, vi saluto a tutti, se avete domande da farmi, se avete consigli da darmi, soprattutto visto che io sono un'adepta in quest'altro settore, mi auguro che mi possiate scrivere qualcosa. Un bacio a tutti, buon primo maggio e ciao ciao!